Un colpo di reni oltre le attese ha restituito fiducia all'economia. Il PIL destagionalizzato è aumentato del 14,3% nella zona euro e del 13,8% nell'Unione europea, nel secondo trimestre del 2021. Rispetto ai tre mesi precedenti dell'anno, il prodotto interno lordo è cresciuto del 2,2% nella zona euro e del 2,1% nell'Unione. La spesa dei consumatori ha guidato la ripresa con un balzo del 3,7% nel trimestre. I cittadini sono dunque tornati a fare acquisti nei luoghi di ospitalità e di svago, ma la situazione varia da paese a paese, con dei picchi sia positivi che negativi. Col 6,3% l'Irlanda ha registrato il più forte aumento del PIL rispetto al trimestre precedente, seguita dal Portogallo, più 4,9%. Cali sono stati al contrario registrati a Malta, meno 0,5%, e in Croazia, meno 0,2%. Anche la spesa pubblica ha dato impulso alla crescita attraverso pacchetti di stimolo e misure sanitarie per combattere la pandemia e i suoi effetti nefasti anche sull'economia. Dato cautamente positivo anche per quanto riguarda il lavoro. Il numero di occupati è aumentato dello 0,7% sia nella zona euro che nell'Unione Europea nel secondo trimestre del 2021 rispetto ai primi tre mesi dell'anno.